In un'epoca in cui i potenti re governavano con il pugno di ferro e volevano espandere la loro influenza per creare grandi imperi, una nuova forza emergente iniziò a guadagnare terreno nelle terre iraniche. I primi resoconti sui persiani si trovano negli scritti assiri, dove vengono indicati come Parsua. Le tribù persiane, insieme ad altri popoli come i Medi e i Babilonesi, trascorsero a lungo sotto il dominio assiro. Tuttavia, intorno al 609 a.C., questi popoli lanciarono una grande rivolta che ebbe un impatto tale da provocare il crollo dell'impero assiro. In questo periodo emerse la figura semi-leggendaria del primo re persiano chiamato Achemenide. Sebbene non si sappia molto di Achemenes, egli fondò la linea Achemenide che avrebbe governato uno dei più grandi imperi del mondo antico. Tra le numerose tribù persiane, gli Achemenidi erano i più potenti e per molti anni governarono tribù più piccole e conquistarono più territori, ma erano ancora sotto il dominio dell'impero mediano. Nel 559 a.C., Ciro II, meglio conosciuto come Ciro il Grande, divenne re di Persia. La sua ascesa fu però travagliata e i precedenti raccontano una storia a dir poco sorprendente. Lo storico greco Erodoto racconta che Astiages, il nonno di Ciro, governava la Persia. Una notte ebbe un sogno in cui vide che Ciro sarebbe diventato il sovrano di tutta l'Asia. Temendo di perdere la sua autorità, Astiages ordinò al suo maggiordomo di portare Ciro, che era ancora un bambino, sulle montagne e di ucciderlo lì. Il maggiordomo non riuscì a trovare la forza di portare a termine questo compito crudele e consegnò il bambino perché fosse allevato da un pastore. Astiages si infuriò quando lo seppe e fece uccidere il figlio del maggiordomo. Quando Ciro fu abbastanza grande, tornò nel suo paese. Dopo aver rivelato la sua identità e aver raccolto il sostegno popolare, detronizzò Astiages e presentò la sua pretesa al trono, risparmiando alla fine la vita del nonno nonostante tutto. Ciro il Grande fu un re espansionista e sotto il suo regno i persiani conquistarono la capitale dell'impero del Mediterraneo e governarono su un territorio incredibilmente vasto e ricco di risorse naturali. Ma c'era ancora un ostacolo dal Mediterraneo che minacciava la sovranità di Ciro: i Greci. Dopo il crollo dell'impero Ittita, nella tarda età del bronzo, l'Anatolia fu colonizzata da colonie greche che formarono il regno di Lidia, che rifiutò di essere governato dai persiani. Inizialmente i Greci attaccarono i territori persiani, credendo che la cavalleria greca fosse superiore. Ma con loro grande sorpresa, i persiani erano piuttosto efficaci con i loro arcieri a cavallo e a cammello. L'esercito persiano sconfisse brillantemente i Greci e il regno di Lidia fu governato da Ciro. Già nel 539 a.C., Ciro e il suo esercito assediarono Babilonia e la catturarono. I persiani furono accolti come liberatori dai babilonesi, che soffrivano per il dominio abusivo del re Nabonide. I persiani non solo ristabilirono l'ordine politico a Babilonia, ma liberarono anche gli ebrei, che erano prigionieri nella città, ponendo fine al famoso periodo della cattività babilonese. La Giudea divenne così un regno alleato dei persiani e il suo territorio servì da protezione contro gli Egizi. I persiani svilupparono anche un buon rapporto con i Fenici, che erano grandi commercianti e navigatori. Ciro il Grande era anche noto per essere un re generoso e benevolo, perdonava i nemici sconfitti e li collocava addirittura in posizioni di rilievo nel suo esercito o nel suo governo. Era anche noto per il rispetto delle credenze religiose dei popoli che conquistava. Forse uno dei suoi atti più memorabili fu l'abolizione della schiavitù durante il suo regno, un atto che si scontrava con tutti i costumi del suo tempo. Per rafforzare la sua nobile decisione, Ciro emanò un decreto che è considerato la prima legge sui diritti umani al mondo. Il decreto recita: «Impedirò la schiavitù e i miei governanti e sudditi sono tenuti a proibire lo scambio di uomini e donne come schiavi nelle loro sfere di governo. Tale tradizione sarà sradicata in tutto il mondo». Questo decreto fa parte di un pezzo di argilla con scrittura cuneiforme, noto come Cilindro di Ciro. In effetti, molti popoli erano più felici e stavano meglio sotto il dominio persiano. Ciro governò una varietà di culture e società diverse in buona armonia
un'impresa senza precedenti nella storia dell'umanità, che gli valse il titolo di re pastore più tardivo. Ciro morì nel dicembre del 530 a.C. Non si sa molto della sua morte, ma tutto lascia pensare che sia morto per le ferite riportate in una battaglia contro tribù equestri nomadi. Fu sepolto a Pasagade, in una tomba incredibilmente modesta per un uomo che comandava un impero così grande e ricco. Dopo la sua morte, l'impero persiano continuò a espandersi e, al suo apice, comprendeva circa 8 milioni di chilometri quadrati, coprendo Asia, Africa ed Europa. La superiorità militare dei persiani era dovuta alla loro naturale cultura bellicosa, in cui i guerrieri e i generali erano lodati per la loro forza e il loro coraggio in battaglia. I persiani erano noti per avere i migliori cavalli del mondo. Allevavano una razza chiamata Nisean, famosa per essere cavalli grandi e agili, dal temperamento focoso e aggressivo, perfetti per il campo di battaglia. Si diceva che un vero persiano imparasse tre cose fin dall'infanzia: cavalcare, tirare con l'arco e dire la verità. Dire bugie, essere disonesti o osservare la corruzione era punibile con la morte in alcuni casi. Coloro che osservavano la verità e l'onore erano molto rispettati nella società. La forza principale dell'esercito persiano era costituita dagli arcieri, sia a cavallo che a piedi. Facevano anche un buon uso dei cammelli, poiché le dimensioni e l'odore di questi animali spaventavano i cavalli dell'esercito nemico. Poiché l'impero persiano si estendeva su molti paesi diversi, l'esercito era composto da molti popoli di culture diverse, tra cui persiani, medi, fenici, caldei e persino egiziani e greci nei ranghi militari. I guerrieri d'élite erano gli immortali, una forza di 10.000 uomini altamente addestrati che fungevano da guardia reale. Gli immortali seguivano il modello persiano e indossavano abiti colorati, armature pesanti, elmi, a volte anche maschere, una lancia con una punta di ferro e un contrappeso all'altra estremità. Portavano anche archi e frecce. Gli immortali combattevano in modo disciplinato e non indietreggiavano mai di fronte al nemico. Ogni volta che un guerriero cadeva in battaglia, veniva immediatamente sostituito da uno dei suoi compagni, dando l'impressione di tornare dalla morte. Come sistema di governo, i persiani mantennero molte capitali, un ottimo metodo per mantenere il controllo sul vasto territorio dell'impero. Persepoli era la città più lussuosa e imponente dell'impero, la cui edificazione fu avviata dal re Dario I. La terrazza di Persepoli è di oltre 125.000 metri quadrati e le mura dei palazzi sono alte fino a 20 metri. Un altro fatto impressionante di Persepoli è che fu costruita da operai liberi, uomini e donne venivano pagati in base al loro ruolo nella costruzione. La religione persiana era lo zoroastrismo, fondato dal profeta Zarathustra e considerato la prima religione monoteista della storia. Lo zoroastrismo comprende anche la credenza in un paradiso divino, in un inferno e nei suoi demoni, nella venuta di un messia e nella sua resurrezione, nonché in un giudizio finale in cui tutte le anime saranno giudicate. Lo zoroastrismo esiste ancora oggi ed è venerato da alcune persone che vivono in Iran e in India. Nel 499 a.C. l'impero persiano era già incredibilmente grande. Tuttavia, con un territorio così vasto, aumentavano anche i problemi. In particolare i problemi con le città greche in Macedonia, Tracia e Lidia, che portavano a continue rivolte. I greci erano sempre orgogliosi della loro libertà e combattevano con tutte le loro forze per difendere le loro città-stato. Il re persiano Dario I fu un grande re e realizzò molte cose per il popolo persiano e per le nazioni che governava. Dario I giurò di conquistare tutta la Grecia, ma per farlo avrebbe dovuto attraversare il Mar Nero con il suo enorme esercito. Questo avrebbe richiesto molti mesi e avrebbe dato ai greci la possibilità di rafforzare le loro difese. Per risolvere questo problema, Dario applicò una soluzione ingegnosa. I persiani assemblarono molte navi e costruirono un ponte che collegava l'Anatolia all'Europa in un luogo chiamato Stretto del Bosforo. Secondo Erodoto, Dario I riuscì a far passare in questo modo circa 70 o 80.000 soldati persiani. Nonostante alcune vittorie in Macedonia, Dario I ebbe difficoltà contro i greci.
progettò di ritirarsi in Persia e di tornare con più soldati, ma alla fine morì di morte naturale prima di poter realizzare il suo sogno. A salire sul trono e a portare avanti il desiderio di Dario fu suo figlio Serse I. Il famoso re Serse era figlio del re Dario I e della regina Atossa, essendo nipote di Ciro il Grande. Nei testi biblici dell'Antico Testamento è chiamato con il nome di Assuero ed è noto che sposò Ester, di origine ebraica. Serse continuò la guerra contro i Greci in un periodo che è passato alla storia come Guerre Mediane. Si svolsero diverse battaglie epiche come la Battaglia di Maratona, la Battaglia delle Termopili, la Battaglia di Salamina e la Battaglia di Platea. Sotto Serse i persiani combatterono contro il re Leonida e i suoi 300 spartani, sostenuti da altri 6.000 greci provenienti da varie città. Dopo aver sconfitto gli spartani nella Battaglia delle Termopili, Serse e il suo esercito riuscirono a saccheggiare la potente città di Atene. Infuriato per l'ostinata resistenza dei greci, Serse ordinò di radere al suolo Atene, anche se ciò violava l'usanza persiana di proteggere le città conquistate e i loro abitanti. Gran parte di Atene fu distrutta, compresi i santuari. Il giorno successivo, dopo aver placato la sua ira, Serse si pentì e fece ricostruire Atene. In risposta a questo attacco, i greci riunirono una grande flotta di navi comandata dal generale ateniese Temistocle. I greci distrussero le navi persiane e Serse dovette ritirarsi rapidamente nei suoi territori per evitare di rimanere intrappolato con il suo esercito in Grecia. Serse tornò in Persia psicologicamente devastato per aver perso così tanti uomini e la possibilità di conquistare la Grecia e fu infine assassinato nel 465 avanti Cristo in una congiura politica ideata da uno dei suoi ministri. Dopo la morte di Serse, i persiani rinunciarono a cercare di conquistare la Grecia, il che probabilmente salvò gran parte dell'Europa dall'essere inghiottita dall'impero persiano. Dopo molti anni di battaglie e successioni turbolente, non tutto andava bene nell'impero. Gli Egizi, che erano sotto il dominio persiano, si ribellarono e molti altri regni seguirono l'esempio. Fino al 336 avanti Cristo, l'impero persiano fu governato dal re Dario III. Tuttavia, nel 334 avanti Cristo, Alessandro Magno lasciò la Macedonia e iniziò la sua campagna, conquistando molti territori che prima appartenevano ai persiani. Dopo anni di combattimenti, il re Dario III fu sconfitto da Alessandro nella battaglia di Isso e fuggì con la sua famiglia nella città di Ecbatana. Alessandro si recò in Mesopotamia e alla fine catturò la città di Persepoli. Sebbene Alessandro non fosse favorevole a inutili distruzioni e violenze, la situazione divenne caotica nelle città persiane conquistate dai greci. Persepoli fu saccheggiata e bruciata e lo stesso accadde a Pasargadae. Si racconta che Alessandro si recò a Pasargadae per visitare la tomba di Ciro il Grande, un uomo che Alessandro iniziò ad ammirare grazie alle storie che gli venivano raccontate. Quando Alessandro arrivò, fu confuso e arrabbiato nell'apprendere che la tomba di Ciro era stata profanata e saccheggiata, probabilmente da sacerdoti persiani. Fece ricostruire la tomba di Ciro e punì i sacerdoti. Il sovrano di Ecbatana tradì il re Dario III e lo fece assassinare, segnando la fine dell'ultimo re persiano della linea Achemenide. Nonostante fosse suo nemico, Alessandro celebrò un grandioso e giusto funerale per Dario III e punì crudelmente i mandanti della morte del suo rivale. Sebbene alcune opere della cultura popolare ritraggano i persiani come invasori sanguinari e crudeli, la verità è che erano molto sofisticati per il loro tempo, soprattutto nelle aree sociali e nei sistemi di governo. Molti storici concordano sul fatto che Alessandro Magno non costruì un impero, ma conquistò quello che i persiani avevano creato secoli prima della sua nascita. Abili guerrieri, re saggi o spietati conquistatori, i persiani hanno lasciato una preziosa eredità alla storia dell'umanità.